È un giorno molto importante per l'impiantistica sportiva di Catanzaro, un centro interamente privato, coperto e scoperto, con diverse discipline, si apre alla città e alla provincia offrendo sport, servizi e professionalità. Si chiama Sport Village Magna Grecia ed è ricavato da capannoni in disuso del gruppo industriale Speziali nella zona di Santa Maria, a ridosso del centro di raccolta Sieco. A gestirlo il giovane direttore Andrea Bove. Innanzitutto vorrei ringraziare la proprietà per avermi dato questa opportunità. Lo Sport Village Magna Grecia nasce per diventare un punto di riferimento, un polo sportivo di eccellenza dove svolgere la propria attività fisica indoor. Come ben vedete le principali strutture sono tutte al chiuso, al coperto. Ciò permette di svolgere l'attività fisica, l'attività sportiva 12 mesi all'anno. Nello specifico il centro sportivo, lo Sport Village, è strutturato per la disposizione con due campetti da calcetto al chiuso in erbetta sintetica, erbetta alta 32 mm, inquarzato con dei pallini ecologici che non rilasciano cattivo odore e non sono tossici per le persone che ne usufruiscono. Materiale all'avanguardia, insomma. Materiale all'avanguardia. Abbiamo lanciato questo nuovo sport che è il padel, la nuova frontiera del tennis, che sta rispondendo molto bene. Il padel è uno sport che sta accumulando un target di riferimento molto vasto, dai più piccoli, dai ragazzi ai più grandi. Nello specifico quindi abbiamo anche un campo da tennis, è un box, un'area fitness dedicata al functional training, alle attività di kickboxing, calisthenic, street workout e tanto altro. Come è organizzata la SD Football Catanzaro? Noi siamo partiti con un intento, quello di portare qua più ragazzi possibile, visto che questa nuova struttura ci consente di poter disporre di spazi più che sufficienti e quindi poter gestire dei ragazzini dalla prima età, che è la fascia di 4 anni, sino a 15 anni. Ci sono dei tecnici molto preparati, si adoperano affinché questi ragazzi, soprattutto i più piccoli, abbiano un rapporto, diciamo, quasi familiare, perché non tutti vengono con grande disponibilità, qualcuno è timoroso, qualcuno più introverso, così. Allora noi dobbiamo adoperarci affinché questi bambini diamo tutta la possibilità di... Ed è stato un vero boom, potrei dire, perché in appena 2 mesi gli iscritti sono tanti, forse non tutta Catanzaro ancora ha scoperto questa meravigliosa struttura. Diamo adito a chi ci ha dato la possibilità di lavorare qua, signor Speziali, e ad Andrea Bove in maniera particolare, che ringrazio particolarmente, e sperando di poter dare qualcosa in più che questa città sino ad oggi onestamente non ha mai avuto. Il fine ultimo non è quello di competere, ma di farli divertire e giocare. Tu mi conosci da tanti anni, sai, io ho vissuto in mezzo ai ragazzi in maniera particolare. E il fine deve essere quello. Il fine è il divertimento, non è la vittoria, non cerchiamo la vittoria. E il divertimento è, per il ruolo che mi compete, quello di cercare di migliorarli dal punto di vista tecnico, coordinativo, soprattutto. E non quello di andare assolutamente, noi il 4-4-2 ci interessa poco, il 4-3-3 ci interessa poco, ci interessa che un ragazzo corra in un certo modo, cammini in un certo modo, si comporti in un certo modo, e per questo lavoreremo per raggiungere questo obiettivo. Bene.
Veneziano, finalmente un campo di tennis coperto a Catanzaro, una città che non riesce neanche a mantenere quelli all'aperto, figuriamoci al coperto. Sì, finalmente, ci voleva in questa realtà, significa tanto per Catanzaro avere un campo da tennis coperto in questa struttura che è molto bella dove stiamo promuovendo il tennis. Come siete già organizzati? Allora, siamo organizzati, che facciamo io personalmente con l'aiuto di mio figlio, faccio i corsi per adulti, faccio i corsi per bimbi a partire da 4 anni fino all'età di 16 anni, faccio i corsi per adulti, in più si può usufruire anche della prenotazione dei campi fino a tarda sera, quindi dalla mattina, dalle 8 di mattina fino a tarda sera si può usufruire per prenotare il campo da tennis al coperto. Visto che ora c'è la possibilità di allenarsi praticamente sempre, si può cullare l'idea di una nuova scuola catanzarese affidabile e magari con qualche talento in più? Sicuramente no, con la copertura si può fare di sicuro un discorso di continuità, quindi provare a coltivare ragazzi che hanno talento e portarli avanti, perché il problema oggettivamente prima è stato quello sempre delle strutture, in quanto non si poteva garantire ai ragazzi una certa continuità. Sì, onestamente posso dire che si può fare un progetto serio da questo momento in poi. E l'attrazione principale di questo Sport Village Magna Grecia, lo sport del padel, che io pensavo fosse nuovo, in realtà, come ci dirà il maestro, arriva da circa 50 anni di vita. Un vetro molto spesso ci protegge dalle pallinate di questa intensa partita che si svolge alle nostre spalle, ma è proprio dalla voce dell'istruttore, José Spagnolo, che apprendiamo le caratteristiche e anche l'età di questo sport una volta che ci siamo. Bueno, scusarmi prima di tutto il mio italiano, per il mio spagnolo ancora è troppo nel mio cuore. Sì, no, io quando sono arrivato qui alla Calabria, Italia, parlava del padel, ancora nessuno poteva spiegarmi che cosa era. E la mia testa non capiva come era possibile che questo sport preparato per tutti, tutte le età, bambini, grandi, non aveva arrivato ancora qui. Allora diciamo che cos'è, che cosa consiste, è uno sport che assomiglia molto al tennis ma non è assolutamente tennis. No, è nato per un sbaglio, per un errore del tennis, ma alla fine abbiamo una tattica e una tecnica diversa, una regola diversa, ma sì che è vero che abbiamo una racchetta, una pallina, una rete, ma un sport completamente diverso, con un gioco più facile e più adatto per tutti. Si può giocare 12 mesi all'anno, è molto interessante, molto entusiasmante, addirittura l'Italia è campione d'Europa perché ha vinto a Roma da qualche settimana. Ha vinto l'Italia perché la Spagna non ha partecipato, scusami. Sì, no, è molto un piacere questo sport. Se può giocare 12 mesi, se può giocare 3-4 partite alla settimana, anche 2 partite al giorno. Lei fa l'istruttore qui in questo centro, come fare per venire a giocare o a prendere eventualmente lezioni? Qui abbiamo un ragazzo simpaticissimo, Andrea, che gestisce tutto lo sport del padel. Quando volete giocare e fare una lezione, le dovete fare una chiamata veloce e subito lui si fa un contatto con me e possiamo venire a giocare, a provare, a conoscere questo meraviglioso sport. Tutte le persone, anche se mai ha preso una racchetta di tennis, può venire qui a prendere una racchetta di padel che va a giocare al padel, sicuro. Siamo nell'amplissima area fitness di questo nuovo Sport Village Magna Grecia. Due professionisti del settore ospitano tutti quelli che vogliono dedicarsi alla cura del corpo. Teresa Spadafora, che cosa fate nella vostra zona?
Nella nostra area fitness ci occuperemo di tutte le attività funzionali. Oggi è un'attività, diciamo, che è quella più attuale, nel senso che è quella che più si avvicina poi alle esigenze di ogni singola persona. Ci saranno lezioni di kickboxing contenute dal maestro Nicola Gallo, sia per principianti che per agonisti. Abbiamo poi nel settore proprio del distretto funzionale un collaboratore, Angelo Curto, Anna Battista, io stessa farò delle lezioni, Animal Flow, tecniche di mobilizzazione, comunque tutto orientato alla funzionalizzazione. Faremo anche un fitness musicale, ma sempre meno coreografato e più con impatto funzionale. Età anagrafica? Da 0 a 100. Egidio Bencivenni, invece da questa parte che cosa ci dobbiamo aspettare? Ci dobbiamo aspettare tanta serietà, tanta professionalità e tanto sport, dal bodybuilding allo street workout, calisthenic, tutte attività che ora per lo più il giovane tende ad approcciarsi. Faremo anche delle attività riguardanti, inerenti soprattutto ai bambini, pure dei percorsi funzionali, quindi c'è tanto da divertirsi e molta diversificazione, ecco. Quel signore che si allena lì è un punto di partenza o di arrivo? È un punto di partenza e di arrivo. È un mio carissimo amico, Davide Principe, fresco, premiato dalla Panat Cup a Roma over 40, è ora in fase di preparazione perché settimana prossima si appresterà a partecipare alla Ludus Maximus sempre a Roma. Quindi è venuto a presenziare, a vedere la palestra, a farmi un grandissimo in bocca al lupo e contestualmente glielo faremo anche noi, ecco. Uno spazio unico per due settori diversi, ma chi vuole può interagire o avete rigidità? No, assolutamente no. Egidio lo conosco da poco, ma penso di avere una bella intesa lavorativa. Sarà uno splendido compagno di viaggio in questa avventura, nuova avventura per me. Lo spazio sarà condiviso anche perché le nostre discipline si completano e hanno bisogno l'una dell'altra, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista personale. Quindi io sono veramente contenta di questa cosa, sarà una bellissima esperienza. Una sinergia che promette bene. Sì, assolutissimamente, anche perché nel momento in cui Teresa mi ha proposto questo progetto io l'ho sposato fin da subito, assolutissimamente. Assolutissimamente, anche perché Teresa è ben conosciuta, quindi non mi sono posto il problema di questa collaborazione, assolutissimamente. I servizi che noi offriamo come struttura sono vasti, sono ampi, dall'ampio parcheggio alla sala reception, alla segreteria, ai bagni e spogliatoi omologati a norma e abbastanza ampi. È una struttura, questo vorrei rimarcarlo, evidenziarlo, è una struttura cardioprotetta con all'interno operatori, operatori BLSD, quindi con la possibilità anche di saper utilizzare il defibrillatore. Gli obiettivi sono molteplici, ma quello principale è quello di diffondere un'idea forte di sport, sempre a braccetto, dico io, con i valori sociali ed educativi, che sono l'autodisciplina, il rispetto dell'avversario, il rispetto della persona, tutti questi valori che contraddistinguono questo centro sportivo. Poi salette varie a disposizione per aggregare, insomma, la famiglia e quanti vogliono trascorrere o lavorare insieme per un numero indefinito di ore. Sì, come ho già detto, le attività sono molteplici, dai corsi di formazione ai workshop. Abbiamo una sala dedicata apposta per proiettare film con delle tematiche molto importanti, quali possono essere la lotta contro la discriminazione, contro il bullismo. E questo è un punto forte, un punto di forza della struttura, in quanto può essere un punto di aggregazione e sociale.